Benvenuti cari amici a questo appuntamento della nostra programmazione estiva. Anche oggi vi offriamo in primo luogo il Terra Santa News, il contenitore di video realizzati dal Christian Media Center di Gerusalemme, che racconta la Terra Santa attraverso la sua storia, la fede, cultura e attualità, permettendovi di conoscere e mirare la terra del Quinto Vangelo, quella percorsa da Gesù durante la sua missione. Tra i vari servizi proposti questa settimana, la Santa Messa all'interno dell'edicola del sepolcro per i benefattori di Terra Santa, presieduta da Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, la processione di Nostra Signora del Monte Carmelo ad Haifa, la sesta edizione della Settimana Organistica Libanese e il Palestinian Heritage Trail da Jenin a Hebron, alla scoperta della natura, della storia e della cultura locale. Infine la biblioteca di strada di Abu Tor a Gerusalemme, che mette a disposizione di tutti gratuitamente libri in varie lingue. Poi il programma proseguirà con il Vangelo di domenica 2 maggio, quinta domenica di Pasqua, e sarà presieduto e seguito dalle relative riflessioni. Prima di inoltrare il Terra Santa News vi segnaliamo due dirette di Telebene, la televisione spirituale cristiana. La prima sabato 1 maggio alle ore 9:30 circa, allora che ci collegheremo in diretta con Nazareth, precisamente con il Christian Media Center di Terra Santa, per una importante celebrazione eucaristica che sarà trasmessa dalla chiesa di San Giuseppe, costruita proprio dove c'era la casa della Santa Famiglia. Infatti nella cripta di questo tempio è custodito il luogo dove vivevano Giuseppe, Maria e il giovane Gesù. Questa celebrazione che acquista particolare importanza perché questo è l'anno dedicato a San Giuseppe e il 1 maggio ricordiamo San Giuseppe Artigiano. Essa sarà presieduta da Padre Francesco Patton, custode di Terra Santa. Inoltre vi anticipiamo che, compatibilmente con i nostri impegni televisivi, nel prossimo mese di maggio, che come sapete è dedicato a Maria Santissima, andremo in diretta ogni sabato su Youtube con il programma La Casa del Buon Gesù. Sarà interamente dedicato alla preghiera contemplativa imperniata sul Santo Rosario meditato con la parola di Dio e con i pensieri di Padre Pio. A questo punto partiamo con il Terra Santa News. Nella terza settimana di Pasqua, Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, ha celebrato all'interno dell'edicola del Santo Sepolcro una Santa Messa per i benefattori di Terra Santa. Senza il loro supporto, ha spiegato il custode, sarebbe impossibile portare avanti questa missione che la Chiesa ci ha affidato. A causa delle misure preventive contro la pandemia di coronavirus, la tradizionale processione di Nostra Signora del Monte Carmelo ad Haifa si è trasformata in un corteo automobilistico guidato dal patriarca di Gerusalemme dei Latini, Monsignor Pier Battista Pizzaballa. Si è svolta dal 13 al 18 aprile la sesta edizione della Settimana Organistica Libanese, una serie di 5 concerti per far conoscere ad un ampio pubblico il repertorio musicale dell'organo, solitamente utilizzato solo durante le celebrazioni liturgiche cristiane. Un lungo cammino alla scoperta della natura, della storia e della cultura locale. Il Palestinian Heritage Trail collegherà Jenin a Hebron, attraversando da nord a sud i territori palestinesi. Nel quartiere di Abu Tor, a Gerusalemme, una biblioteca di strada contribuisce a diffondere conoscenza e a promuovere i rapporti di buon vicinato, mettendo a disposizione di tutti, gratuitamente, libri in varie lingue. A pochi giorni dalle celebrazioni della Settimana Santa, dove si ricordano in loco la passione, morte e resurrezione di Gesù, in questo martedì della terza settimana di Pasqua, Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, ha presieduto la messa nel luogo più santo di tutta la cristianità, il Santo Sepolcro, luogo dove Gesù, con la sua morte e resurrezione, ha vinto il peccato e la morte. La Santa Messa è stata celebrata all'interno dell'edicola del Santo Sepolcro, nella Cappella dell'Angelo, nel luogo dove, secondo la narrazione dell'Evangelista San Matteo, l'angelo era seduto sulla pietra che chiudeva il sepolcro e apparve alle donne per annunciare loro la risurrezione. Il custode ha ricordato come nella Basilica del Santo Sepolcro i francescani custodiscono il luogo fisico della riconciliazione tra Dio e gli uomini. Ha proseguito poi commentando i due insegnamenti fondamentali delle letture del giorno. Il Vangelo di Giovanni ci ricorda che Gesù è il pane della vita e dà la vita al mondo. San Luca, negli Atti degli Apostoli, ci racconta il martirio di Stefano e ci aiuta a comprendere che nella testimonianza del discepolo si attualizza la testimonianza di Gesù, il Maestro. La consacrazione avviene proprio sopra la tomba dove fu deposto il corpo di Gesù. Una celebrazione speciale per tutti i benefattori di Terra Santa. Il senso di questa celebrazione è pregare per i benefattori di Terra Santa. Noi sappiamo che senza il supporto dei benefattori sarebbe impossibile portare avanti questa missione, che è a beneficio della comunità locale ed è a beneficio anche dei pellegrini quando potranno ritornare. E quindi sentiamo un debito di riconoscenza nei confronti di tutti i benefattori, perché sentiamo come un dovere di riconoscenza questo celebrare qui nel luogo più santo di tutta la cristianità per coloro che ci aiutano, ci sostengono anche economicamente e quindi ci permettono di portare avanti la missione che la Chiesa ci ha affidato. La preghiera del custode di Terra Santa e di tutti i frati francescani è rivolta a quei paesi che soffrono ancora a causa della pandemia. Certamente noi sentiamo il dovere di pregare per coloro che stanno soffrendo. In qualche modo qui a Gerusalemme siamo, per così dire, già in una fase di recupero, potremmo dire di risurrezione, anche di uscita da questa pandemia. Però sappiamo che ci sono paesi che sono ancora in grande sofferenza, appunto paesi come il Brasile, paesi come l'India stanno soffrendo terribilmente, e così molti altri un po' in tutto il mondo. E il pregare per gli ammalati qui nel luogo della risurrezione ha un valore particolare, perché illumina anche, direi, con la forza della fede e con anche la virtù della speranza, quello che è il cammino che questi paesi ancora stanno facendo per uscire dalla pandemia. Il custode ha pregato anche per il ritorno dei pellegrini e per i cristiani di tutto il mondo. Ed è una esperienza, questa del celebrare dentro la tomba di Gesù, che aiuta anche i cristiani di tutto il mondo a capire il valore non solo della Pasqua, ma della celebrazione eucaristica, che è sempre memoriale della Pasqua. Tra scene commoventi e in un'atmosfera tutta particolare, la statua della Madonna del Carmine ha attraversato molti quartieri di Haifa. Il convoglio di auto si è snodato per le vie della città per 4 ore consecutive. Una processione simile a quella dello scorso anno, svoltasi in questo modo a seguito delle molte imposizioni delle autorità sanitarie per limitare la diffusione della pandemia. Il corteo era guidato dall'auto del patriarca di Gerusalemme dei Latini, Monsignor Pier Battista Pizzaballa, accompagnato da Monsignor Joseph Matta, arcivescovo dell'arcidiocesi di Acri, Haifa, Nazareth per i cattolici melchiti. Indipendentemente dalla differenza tra i diversi riti, la Vergine Maria è la madre di tutti, è lei che ci riunisce. Tutti vengono a dire grazie, a mostrare gratitudine al Signore e alla Vergine Maria per i loro doni. Questa processione significa molto per me personalmente, dato che la organizzo da 20 anni. Sento davvero molto la presenza della Vergine. In public activities, our belonging and our identity as Christians here. Molti i fedeli che si sono radunati sui balconi delle proprie case e ai lati delle strade in onore della Beata Vergine. Hanno chiesto la sua intercessione cantando Ave Maria e hanno sparso fiori in suo onore. Un'occasione per molti per affidare le proprie preghiere a Maria, un momento che dona speranza e fiducia a tutti i fedeli. Ho chiesto alla Madonna la grazia di essere madre. Sono sposata da 12 anni e sto ancora aspettando questo miracolo. Spero che la Vergine Maria mi darà questa benedizione. Ho ricevuto questo fiore, è il segno che ci sta benedicendo. È stato davvero toccante vedere l'amore di tutti per la Vergine Maria. Tutti la onorano, vecchi e giovani, genitori e figli. Questo mi dà una grande gioia. Significa che il bene ancora esiste. Spero che questa processione possa portare gioia e vera pace ai cuori di tutte le persone e che tutte le malattie e le guerre finiscano e la pace possa prevalere esternamente e internamente nei nostri cuori per intercessione di nostra Madre, Nostra Signora del Carmelo. Gli organizzatori hanno espresso il desiderio di accompagnare a piedi la statua della Vergine Maria il prossimo anno, come avveniva negli anni precedenti la pandemia di coronavirus. Credo che la processione di Nostra Signora del Monte Carmelo sia l'evento più importante di Haifa. In questa occasione qui si riuniscono tutti i cristiani locali ed è molto importante per noi, prima di tutto, essere uniti come comunità cristiana, ma anche mostrare il carattere cristiano di questa terra che appartiene anche a noi cristiani. Siamo parte di questa terra e attraverso manifestazioni e attività pubbliche vogliamo dimostrare la nostra appartenenza e la nostra identità di cristiani qui. O Maria, Madre e Decoro del Carmelo, ti supplico perciò di sostenere la mia fragilità con le tue virtù, di illuminare con la tua sapienza le tenebre della mia mente e di ridestare in me la fede, la speranza e la carità, perché possa ogni giorno crescere nell'amore di Dio e nella devozione verso di te. Lo scapolare richiami su di me lo sguardo tuo materno e la tua protezione nella lotta quotidiana, sì che possa restare fedele al Figlio tuo Gesù e a te, evitando il peccato e imitando le tue virtù. Il tuo amore mi ottenga che un giorno sia concesso a me di mutare il tuo scapolare con l'eterna veste nuziale e di abitare con te e con i santi del Carmelo nel regno beato del Figlio tuo. L'unico festival organistico che si svolge interamente in Libano e nonostante le difficoltà organizzative dovute alle restrizioni anticoronavirus ha raggiunto quest'anno la sua 6ª edizione. Si è svolta dal 13 al 18 aprile la Settimana Organistica Libanese, una serie di concerti d'organo promossi dalla Scuola di Musica della Notre Dame University e dal Terra Santa Organ Festival, con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Beirut e dell'Ambasciata della Repubblica Ceca in Libano. L'evento, a cui solo all'ultimo momento è stato ammesso un piccolo numero di spettatori, è stato trasmesso in diretta da Tele Lumière Nursat. È come un segno di ripartenza. Di solito quando c'è una crisi la prima a ripartire è sempre la cultura e noi abbiamo voluto dare questo segno e fortemente abbiamo voluto questo festival con tutte le difficoltà di cui sapevamo di andare incontro anche quest'anno. Non solo la pandemia, date, luoghi e orari della kermesse sono stati spostati 2 volte. Non solo la grave situazione economica del paese, il programma di 5 date è dovuto al fatto che gli organi di 2 chiese sono stati gravemente danneggiati dall'esplosione dell'agosto 2020 al porto di Beirut. Dove c'è un organo c'è una chiesa e dove c'è una chiesa c'è una comunità cristiana. Questo festival è il contributo dei cristiani nel campo dell'alta cultura nel settore della musica, perché la musica d'organo qui è percepita come musica cristiana. Ma dalla chiesa dei francescani della Custodia di Terra Santa di Arissa a quelle di Ajaltun, Zukmosbe e Maisra, fino alla chiesa nazionale evangelica di Beirut, il festival ha, come da tradizione, puntato gli occhi su un pubblico molto più ampio di quello cristiano. L'idea del Soul Festival è la stessa idea del Terra Santa Organ Festival di cui fa parte, è quella di permettere a tutti di ascoltare il suono dell'organo e il repertorio per organo che altrimenti sarebbe precluso perché gli organi sono soprattutto nelle chiese per le celebrazioni liturgiche e quindi molti non potrebbero partecipare. L'idea di fondo è quella, sempre più diffusa, di un lungo cammino nella natura, nella storia e nella cultura locale. Alla fine il Palestinian Heritage Trail collegherà Jenin a Hebron, attraversando per circa 500 km dal nord a sud i territori palestinesi, di cui punta a svelare le tradizioni e a promuovere le bellezze. Ultimo ad essere aggiunto il tratto di 60 km nel nord-ovest del governatorato di Hebron, in corso di completamento grazie al progetto CrossDev, finanziato dall'Unione Europea, coordinato dal CISP, il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, e gestito in partnership con l'ONG palestinese, che porta il nome del sentiero. L'obiettivo è attrarre turisti dall'estero, ma anche coinvolgere la comunità locale, perché a conoscere poco questi posti non sono solo gli stranieri. Anche le persone che vivono in questi villaggi ne hanno spesso una conoscenza un po' limitata. Uscire, camminare nella natura e visitare diversi siti permette di avvicinarsi alla storia di questa terra, alle risorse naturali e a tutto ciò che li circonda. Faccio la guida turistica per l'associazione Palestinian Heritage Trail da più di 3 anni. Questa parte del tracciato è come fosse casa mia. Io sono nato nel villaggio alle mie spalle. A dominare il panorama sono decine di piccoli villaggi, a maggioranza musulmana, sparsi sulle colline. Centri abitati poco conosciuti della campagna, come Keras, Betula, Tarcumia, Idna, Dersamit, Betawa. Da Surif viene il maltut, una particolare focaccia che Hadil distribuisce mentre in mezzo ad un prato scalda il tè sul fuoco. L'ingrediente principale è l'olio, che viene direttamente dagli ulivi del nostro villaggio. Un olio buono, saporito e sano. E poi c'è la farina, che viene dal grano coltivato in questa buonissima terra. La sfida maggiore per noi, il muro di separazione, che ci ha privato di molta della nostra terra e dei nostri ulivi. Oggi dobbiamo chiedere un permesso persino per prenderci cura di quelli che ci sono rimasti. Il turismo sostenibile promosso lungo il Palestinian Heritage Trail cerca di rendere accessibili i prodotti locali e spesso a prendere le migliori iniziative sono le donne. Untaa nel suo Mamura Soap Shop di Betawa offre saponi biologici fatti a mano con erbe della zona, mentre alla sede del Beitula Women's Club, guidato da Hanan, si possono trovare cibo e tessuti tipici, oltre ad una piccola guest house appena terminata. E poi c'è Ishaq, cresciuto a fare il pastore nel deserto del Negev e costretto a riparare nel suo villaggio natale dopo la guerra del 1948, che a Dersamit ha addirittura aperto un museo con attrezzi e oggetti utilizzati da 2 generazioni prima di lui. Ha le idee chiare su quale sia il cuore della cultura palestinese. Tutto dipendeva dall'agricoltura qui. Abbiamo sempre lavorato la terra e mangiato ciò che essa ci offriva. Perciò per me sono questi gli oggetti che raccontano maggiormente la nostra tradizione palestinese. Ho cominciato a raccoglierli nel 1958, nel mio villaggio e poi anche in quelli vicini. Dicevano che ero matto, li consideravano roba da buttare, ma ora che sono rari e non si trovano più in giro, hanno capito che essi raccontano la storia delle persone che vivono qui. Nel quartiere Abu Tor della città di Gerusalemme vivono ebrei e arabi. È una delle poche zone miste del comune. Dei circa 15.000 residenti, 13.000 almeno parlano la lingua araba, la restante parte sono ebrei e stranieri. Allo scopo di diffondere conoscenza a tutti in modo gratuito e facile è stato creato un progetto pionieristico, una biblioteca di strada con libri in varie lingue. We are on the seam of the East and West Jerusalem, and Ci troviamo nel punto di congiunzione tra l'est e l'ovest di Gerusalemme e fino al 1967 eravamo divisi in popolazione ebraica e araba. Nel 1967 siamo stati uniti, ma a partire dalla prima intifada si è creato un muro virtuale. Questo progetto, Good Neighbors, Buoni Vicini, è uno dei tanti che sta creando una comunità di condivisione tra ebrei, arabi musulmani e cristiani del quartiere. Abbiamo deciso che sarebbe stato bello avere una biblioteca di strada come ce ne sono già in altri posti e Lauri, che sta sistemando i libri e ha parlato con voi, è l'esempio di come un cittadino possa dire «voglio veder succedere qualcosa» e insieme ad altri ha fatto sì che accadesse. One citizen can say I want to see something happen and together with others make it happen. E Lauri lo ha reso davvero possibile. Camminando per il parco, gli abitanti hanno la possibilità di fermarsi e godere di un buon momento di lettura. Sono una pittrice, un artista, e ogni mattina quando cammino in direzione del mio studio mi fermo qui per vedere se trovo una nuova ispirazione, se c'è un nuovo libro, sia un romanzo breve o uno scritto nel campo delle arti. Trovo molto di ispirazione venire qui, sedermi nel parco a leggere e ritornare al lavoro. La biblioteca è nata durante la pandemia. Quando qui in Israele potevamo spostarci solo fino a 100 metri da casa, all'improvviso il mondo è diventato molto più piccolo. Avevo tantissimi libri in cantina che stavo pensando di mandare alla biblioteca inglese di Gaza, ma era impossibile spedire qualsiasi cosa dalla città, ancora meno a Gaza. Ho pensato quindi che avrei dovuto far uso di questi libri. Ho chiesto a un gruppo WhatsApp del vicinato se qualcuno avesse bisogno di libri, per bambini, libri per adulti, chi fosse annoiato, solitario, eccetera. Ho cominciato allora a fare consegne di libri tutti i venerdì mattina. Spingevo il mio carrellino della spesa e andavo di casa in casa con le mie consegne. Qui ci sono libri per bambini di 9 anni, di mistero, di finzione storica, eccetera. L'ho fatto per alcune settimane e a quel punto ho pensato che ci dovesse essere un modo migliore di fare la stessa cosa. Da un'antica fermata dell'autobus a una biblioteca di strada. Ci troviamo in mezzo a un parco. La città ha queste antiche fermate per l'autobus che sono ovunque in corso di sostituzione, con stazioni di autobus nuove e moderne. Invece di smaltire quelle vecchie in discarica, molte di esse vengono trasformate in biblioteche come questa qui. Gli abitanti che vengono alla biblioteca trovano libri scritti in inglese, aramaico, ebraico, arabo e francese. Ce n'è per tutti i gusti. Ogni volta che passo qui vicino vengo sempre a dare una sbirciatina. Chissà se qualcuno sta usando la biblioteca. Generalmente la risposta è sì, e di ogni età. Bambini piccoli, persone di tutte le età. La cosa bella è che le persone portano i loro figli qui al parco giochi e poi vanno alla biblioteca, prendono un libro, si siedono su una panchina e leggono lì il libro al bambino e dopo lo rimettono a posto per chi verrà. Un progetto che si ripropone non solo di contribuire alla conoscenza, ma anche al buon vicinato e alla pace. Per rappresentare il rapporto tra Dio e l'uomo, lo scrittore sacro ricorre anche ad immagini simboliche, figurate, tratte dalla natura e dal mondo palestinese. Lo abbiamo visto insieme la scorsa settimana, quando ci siamo trovati di fronte all'immagine biblica del Buon Pastore, preannunciata dai profeti e realizzata appieno da Gesù nel corso della sua missione. Gesù fa un largo uso di parabole e similitudini per raffigurare in modo semplice e comprensibile questa tormentata insieme fondamentale storia tra Dio e l'uomo. È una spiccata caratteristica della sua predicazione e la possiamo riscontrare anche nel Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua. Nel linguaggio biblico l'immagine della vigna è utilizzata per indicare il popolo di Dio, Israele, come appare limpidamente nelle parole del salmista. Hai diverto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e hai riempito la terra. Alla luce di questa figura calzante, l'alleanza fra Dio e il popolo appare plasticamente presente nel rapporto tra la stessa vigna e il suo padrone, come possiamo leggere in questo versetto del profeta Isaia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, gli abitanti di Giuda la sua piantagione preferita. Il brano evangelico di Giovanni, al centro della liturgia della parola di questa domenica, pone bene in evidenza la profonda interazione e comunione tra Dio e il suo popolo, descrivendolo attraverso le immagini della vigna e del vignaiolo. Io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo, dice Gesù presentandosi come l'albero della vite. L'albero che dona l'uva e attraverso la spremitura del frutto produce il vino, un vino buono e novello, gustoso, inebriante, come quello che Gesù ha donato a Cana di Galilea. Una bevanda che infonde nei suoi amici la nuova alleanza con il Padre vignaiolo e la sua stessa vita, per rendere più stabile tale alleanza. Infatti è questo vino che opera una vera, autentica e profonda ricreazione nell'uomo, una mutazione che avviene nel profondo del proprio essere, perché il regno di Dio sia sovranamente presente nell'uomo nuovo, quello conforme al progetto originario di Dio. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per le parole che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come avviene questo incontro, questa comunione, questo passaggio di vita da Cristo a noi? A livello figurato abbiamo un esempio che richiama Gesù con le sue parole. È l'immagine, se così si può dire, della linfa vitale trasmessa dalla vite ai tralci e che permette a questi di non morire, di non divenire secchi, ma di essere continuamente vivi e fruttiferi. Ma la biologia e la botanica ci offrono solo una pallida immagine di ciò che avviene tra Gesù e il nuovo Israele di Dio, e quindi tra Lui e noi, che siamo i Suoi amici, figlioli, fratelli. Accogliendo la parola di Gesù, accogliamo Lui stesso, e con lui accogliamo il Padre, che è il vignaiolo, e nella potenza dello Spirito Santo Gesù ci dona la sua vita in abbondanza per così purificare, ricreare, alimentare, vivificare, trasformare e santificare la nostra vita. Quando Gesù dice chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla, lui proietta davanti a noi la drammatica realtà di chi rifiuta Dio. Sarebbe come rifiutare l'amore del proprio papà, della propria mamma. In tal caso vive lontano da Dio e cade facilmente preda del peccato, come ci insegna la splendida parabola del figliuolo prodigo o del figliuolo ritrovato. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Queste non sono parole di condanna. Gesù non ha mai condannato nessuno. Sono parole che ci invitano a ripensare alla nostra vita con Dio o senza Dio. Senza Dio la vita non ha senso. Ha senso solo quando la ripensiamo alla luce del destino di vita che ci attende. Proprio ciò che Gesù ci dice questa domenica per mezzo del Vangelo di Giovanni. Lontani dall'amore di Dio non andremo da nessuna parte, perché tutto passa, anche l'amore umano. Ma l'amore di Dio, l'amore di colui che Gesù stesso ci invita a chiamare Abba, Papà nostro che sei nei cieli, non passa. Siamo noi a passare, anche andando oltre questo amore, rifiutandolo col rischio di alienare all'interno di noi stessi quel bene sommo che è alla radice della nostra stessa umanità. Ma il suo amore infinito ed eterno non passa. Nella sua prima lettera l'Evangelista Giovanni afferma solennemente che Dio è amore. Ciò significa che l'essere stesso di Dio è amore. Mandando nella pienezza dei tempi il suo Figlio unigenito e lo Spirito d'amore, Dio rivela il suo segreto più intimo. È Lui stesso, eterno scambio d'amore, Padre, Figlio e Spirito Santo, e ci ha destinati ad esserne partecipi, come ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Grazie all'alimento dell'Eucaristia, pane del suo corpo e vino del suo sangue, ogni uomo di buona volontà si lascia raggiungere dall'amore divino di quel Gesù che ha offerto se stesso per la vita del mondo, oltre che dall'amore del Padre che rende sempre presente e operante nella storia il dono del Figlio. Una volta compreso questo, non abbiamo più bisogno di pensare ai passivi tralci che si lasciano rivitalizzare dalla vite. Tutt'altro, una volta compreso chi è Dio e chi è Gesù, abbiamo tutta una vita dinanzi a noi per dire: papà, ti voglio bene, mamma, perché Dio è anche mamma. ti voglia bene, Gesù ti voglia bene. Non un bene espresso solo in potenza, un bene che deve essere potenza e atto. E allora amiamo Dio nei nostri fratelli, a cominciare dai nostri cari, per finire poi al prossimo e finanche ai lontani. E vedremo come il nostro cuore si riscalderà di amore, di un amore divino, quello stesso amore che ci mette in Dio e nella sua pace. Comunicare la fede è una grande responsabilità, ma anche una grazia. Annunciare il Vangelo ai fratelli e annunciare Cristo. Vivere la speranza, una finestra aperta sull'infinito di Dio. Cari amici, siamo giunti alla conclusione. A coloro che non ci seguono dall'inizio, segnaliamo due dirette di Telebene, la televisione spirituale cristiana. La prima sarà sabato 1° maggio alle ore 9:30 circa, allorché ci collegheremo in diretta con Nazareth e precisamente con il Christian Media Center di Terra Santa per una importante celebrazione eucaristica che sarà trasmessa dalle chiese di San Giuseppe Lavoratore di Nazareth, costruita proprio sulla casa della Santa Famiglia. Infatti nella cripta di questo tempio è custodito il luogo dove vivevano Giuseppe, Maria e il giovane Gesù. Questa celebrazione, che acquista particolare importanza perché questo è l'anno dedicato a San Giuseppe, sarà presieduta da Padre Francesco Patton, custode di Terra Santa. Inoltre, compatibilmente con i nostri impegni televisivi nel prossimo mese di maggio, come sapete è dedicato a Maria Santissima, andremo in diretta ogni sabato su YouTube con il programma La Casa del Buon Gesù. Sarà interamente dedicato alla preghiera contemplativa imperniata sul Santo Rosario meditato con la parola di Dio e con i pensieri di Padre Pio. Vi ricordiamo sempre prima di lasciarvi che potreste rivedere le nostre trasmissioni sui nostri siti Telebene, YouTube Telebene, sulle pagine Facebook di Telebene, oltre che su Gloria TV, la TV web cattolica. Chi è dotato di Smart TV può trovare facilmente sia il programma che altri video di Telebene chiamando direttamente a voce verso il televisore dicendo Vivere la Speranza aprile 2021 oppure accedere a YouTube e digitare tutto quello che cercate. Grazie ancora una volta di essere stati con noi, della vostra compagnia, l'appuntamento è la prossima settimana.